Ciao ragazze, che ci faccio oggi con gli occhiali? Ve lo spiego subito. Allora, la luce, meravigliosa luce, non aspettiamo altro tutto l'inverno, quest'anno sembrava non finire più quest'inverno, però anche è vero che ci fa stare sempre con gli occhi un po' così, no? Quindi ci sono delle strategie che dopo un po' che ci rendiamo conto che questi occhi sono così, quindi si accentua tantissimo il corrugato, le rughe del corrugatore, si accentuano tantissimo le zampette di gallina. Ecco, cerchiamo di fare qualcosa che in qualche modo ridistende il nostro sguardo e il nostro contorno occhi, incluso il corrugatore. Entriamo subito nel vivo. Facciamo un esercizio semplicissimo, potete fare in qualsiasi momento, non c'è bisogno di essere struccata, non c'è bisogno di applicare nessun prodotto, vi servono solo le vostre manine e un minutino di tempo. Allora, prendiamo aria e spostiamo lo sguardo a destra. Fatelo con me. Se volete potete tenere un dito, no, per aiutarvi, però se invece potete farlo anche senza, vi aiuto col dito per capire cosa stanno facendo i miei occhi, perché forse dal video, se no sono troppo, non lo vedete bene. Però ecco, prendo aria. Faccio la stessa cosa di là, prendo aria. Butto fuori. Butto fuori, prendo aria, butto fuori. E lo faccio per 10-20 volte. Sentite proprio che gli occhi, no? La tensione all'interno degli occhi si rilassa, si distende. E poi faccio invece un'altra cosa. Scaldo bene per 15-20 secondi palmi delle mie mani e poi le appoggio sul mio orbicolare contando fino a 3 o a 5. Ripeto. 15-20 secondi. E poi rilassate le spalle. E la terza e ultima volta. Cercate di avvertire proprio che il corrugatore, quando fate questa cosa, che il corrugatore è proprio come se si aprisse, no? Come se si distendesse bene. E dovreste sentire, provate ad ascoltare un attimo lo sguardo, proprio questi occhi che si ridistendono, si aprono, si sentono di nuovo rilassati. Poi se dovete tornare fuori, là, e usciamo di nuovo. Un abbraccio ragazzi, alla prossima, prossimo video, routine corpo di maggio. State pronte perché dobbiamo sudare un po', eh? Sicché spero per voi che siate state costanti con la routine di aprile per arrivare belle allenate alla sgropponata che vi faccio fare con la routine di maggio. Siete pronte?